Benvenuti o bentrovati! Grazie alla gentilissima richiesta di un visitatore del canale, in questo video parleremo delle tigri dorate, dette anche tigri fragola, e anche delle tigri bianche, di quelle bianche come la neve, e delle black tiger, ovvero delle tigri nere. Ma prima di arrivare ad esse, penso sia utile fare un rapidissimo quadro generale di quelle che sono tutte le sottospecie di tigri esistenti al mondo. Buona visione! La tigre, scientificamente nota come Panthera tigris, è il felino più grande al mondo ed è caratterizzata da un pelame fitto e uniforme, color giallo fulvo, attraversato da caratteristiche strisce nere trasversali. Le strisce sono come impronte digitali, infatti il loro motivo è unico per ogni individuo. Inoltre sono una pigmentazione della pelle, quindi anche se una tigre venisse ipoteticamente rasata, le sue strisce rimarrebbero ancora visibili. Esistono 6 sottospecie di tigre e le più grandi sono la tigre del Bengala e la tigre siberiana. La tigre reale del Bengala è anche la più diffusa ed è lunga dai 2,75 m ai 3,10 m, coda inclusa, mentre il peso è in media tra i 200 e i 235 kg e al garrese raggiunge il 1,10 m di altezza. La tigre siberiana o tigre dell'Amur è alta una decina di centimetri in meno, ma il maschio adulto può raggiungere tranquillamente i 3,20 m di lunghezza, di cui un metro circa è occupato dalla coda. Il suo mantello, oltre ad essere più spesso e folto per proteggerla dal freddo, è anche più chiaro rispetto a quello delle altre sottospecie, e le sue strisce sono marrone scuro anziché nere per consentirle migliore mimetismo all'interno del suo habitat. Poi c'è la tigre indocinese o tigre di Corbett, che prende il nome dal cacciatore britannico Jim Corbett, che si convertì all'ambientalismo e si impegnò attraverso la scrittura per la salvaguardia delle tigri dall'estinzione. Ed essa purtroppo a rischio lo è. Le tigri di Corbett o indocinesi sono lunghe dai 2,55 m ai 2,85 m e pesano tra i 150 e i 195 kg e sono la sottospecie più scura, infatti il loro mantello tende al marroncino. Anche la tigre malese rientrava fra le tigri indocinesi, fino al 2004, quando fu poi classificata come sottospecie a parte. Essa è in pericolo critico di estinzione ed è la più piccola fra le tigri. Infatti il suo peso medio è di 90-110 kg e la lunghezza dei maschi, compresa di coda, è di 2,20 m-2,40 m. La tigre della Cina meridionale, o semplicemente tigre cinese, è la più minacciata, se ne contano infatti poche decine. Essa veniva considerata come la tigre basale, cioè quella da cui si sono evolute tutte le altre sottospecie, e si caratterizza per le sue strisce larghe e brevi, piuttosto distanziate rispetto a quelle della tigre del Bengala o della tigre siberiana. Infine c'è la tigre di Sumatra. In lei le analisi genetiche hanno scoperto la presenza di marcatori genici unici. Si riconosce per la superiore frequenza delle sue strisce, che oltre ad essere più strette, tendono anche a dissolversi in punti vicino alle estremità. Inoltre, fra di esse sono presenti piccole linee scure, e i maschi di questa sottospecie presentano un aspetto più barbuto. Per completezza citiamo velocemente anche le 3 sottospecie di tigre oramai estinte, che sono la tigre di Giava, che visse sull'isola indonesiana di Giava e che fu dichiarata estinta nel 1979, la tigre di Bali, che scomparve intorno agli anni 30 ed è stata la più piccola di tutte le tigri, e la tigre del Caspio, che sopravvisse fino ai primi anni 70 e che insieme alla tigre del Bengala e a quella siberiana è stato uno dei più grandi felidi mai esistiti. Come vi sarete accorti, in questo elenco non abbiamo citato né le tigri dorate, né quelle bianche e nemmeno le tigri nere.
Questo perché esse non sono delle sottospecie, ma sono il risultato di una mutazione genica che ha interessato nello specifico alcuni esemplari di tigri del Bengala e della Siberia. In natura, questo tipo di variazioni possono avvenire o spontaneamente oppure, come in questi casi, per l'espressione di geni recessivi, cioè nascosti, che compaiono in seguito a consanguineità. Nella tigre soriana dorata o tigre golden tabby, il tratto recessivo è quello responsabile della produzione del colore nero, che infatti non è presente sul suo corpo. Lo sfondo del mantello è di colore biondo o dorato pallido, invece di arancione, e le sue strisce sono rosso-bruno e poco definite, anziché nere. Invece, le aree che normalmente sono più chiare compaiono bianche, creando così un sorprendente contrasto, specialmente sul viso. Inoltre, le mutazioni sembrano influire anche sulla struttura della pelliccia, che risulta essere più morbida rispetto alle altre. Purtroppo però queste tigri sembrano essere accomunate anche da problemi alle anche e disturbi ossei degenerativi. Sia le tigri dorate che quelle bianche presentano il gene banda larga, mentre solo le tigri bianche possiedono il gene del cincillà, che è quello che gli fa perdere la capacità di produrre i pigmenti rossi e gialli della feomelanina, che normalmente dà il caratteristico colore arancione. Esistono anche le tigri bianche come la neve, che per l'influenza di altri geni hanno perso pure la colorazione delle strisce. Molte tigri bianche hanno manifestato lo strabismo, cioè la tendenza ad incrociare gli occhi, soprattutto quando sono stressate e confuse. La stessa cosa si vede a volte nei gatti siamesi e nei furetti albini. Concludiamo infine parlando della meno nota tigre nera, chiamata anche tigre melanica. Si tratta di tigri le cui strisce sono molto spesse e vicine fra loro, tanto che lo sfondo diventa appena visibile. Questa caratteristica è dovuta allo pseudomelanismo ed è presente sia in natura che in cattività. Spero che questo video sia stato abbastanza esaustivo. Se vorreste vederne uno riguardante anche lo stile di vita della tigre, lasciate un like. Nel frattempo posso già dirvi che il prossimo felino di cui parleremo sarà il leopardo e per non perderlo basta che vi iscriviate al canale attivando la campanella. Ringraziandovi per l'attenzione, vi mando un saluto e a presto!